Allora, mister, sembra rientrata l'emergenza cardinale, però io questa domanda la faccio lo stesso. 3-4 centrali di centrocampo per tre ruoli, stai pensando a qualche nuova soluzione, qualche giocatore spostato di ruolo? No, non sto pensando a nessuna soluzione al momento, però sto pensando a 5 partite che ci attendono per nell'arco di 15 giorni, quindi sto pensando che tutti dovranno essere al massimo e dovranno essere pronti, perché penso che ci sia la necessità e anche il piacere comunque di poter utilizzare tutti quanti affinché ognuno si senta protagonista di dare e di offrire il massimo del proprio contributo. Un grande protagonista, Ricchiuti, alla fine è rimasto a Rimini, grande soddisfazione? Direi di sì, per tutti, penso a cominciare da lui, perché evidentemente è lui che ha fatto la scelta e quindi sicuramente la scelta che ha fatto, penso almeno anche dal suo punto di vista, naturalmente dal mio, è quella giusta, e visto che l'ha fatta e credo che sia quella giusta anche dal suo punto di vista e dal punto di vista di tutti gli sportivi, tutta la città, perché ho visto effettivamente che insomma c'è stato molto affetto, molto calore attorno a questa scelta, come credo Adrian meritasse per tutto quello che ha saputo dare e per tutto quello che darà anche in futuro. Ma è vero che a Modena hai approfittato della nebbia per scappare alla domanda del cronista di Sky su Ricchiuti? No, però mi sembrava inopportuno fare un'intervista su una partita che non si è fatta, quindi non tutto qui. Benissimo, invece sabato arriva il Treviso, che squadra ti aspetti di trovare? Quella che ha battuto il Brescia oppure la squadra che ha avuto delle difficoltà? Gotti era vicinissimo all'esonero, poi è stato salvato praticamente dai suoi giocatori. Beh, questo però è molto importante, il fatto che sia stato in qualche modo così aiutato a mantenere il suo incarico dai giocatori significa che i giocatori hanno apprezzato il lavoro, che ritengo sia stato di grande qualità nonostante le difficoltà con cui Viareggio si batte per venire fuori da questa situazione, che però non è una situazione completamente negativa, anzi, perché non dimentichiamoci che il Treviso ha 25 punti, ha fatto 25 punti sul campo, è una squadra ben allenata, preparata e comunque anche con un organico ampio e di una certa qualità, quindi è una squadra che non va assolutamente sottovalutata ed è una squadra in grado poi di fare la prestazione e il risultato contro chiunque, come dimostra l'ultima partita vinta col Brescia.